tempo dei verdetti definitivi e senza appello per la lottomatica Ardil. Buonasera e benvenuti dallo Sporting Club Ostiense. Questa è la finale della Winter Cup. Di fronte i ragazzi della Real Better in maglia fluo, alla destra dei vostri monitor sfideranno quelli della 44M in maglia verde alla vostra sinistra. Centralmente quelli della Real Better l'hanno recuperata, però quelli della 44M che si presentano di fronte a Diciommo e si divorano il gol del vantaggio. Se non andiamo errati è stato Bruni a tentare, lo fanno però egregiamente quelli della 44M andando da Dinuzzo. Dinuzzo vede la salita puntuale in sovrapposizione di Bontempi, viene premiato Bontempi che abbassa la testa, vuole far tutto da solo, si distende stavolta Diciommo e calcio d'angolo. Zuma può ancora giocarla il numero 3 con un buon assist dentro la girata ed è la rete del vantaggio. Gol da attaccante vero a centro area, l'inserimento che è arrivato da dietro, è un difensore a portare avanti la Real Better, il gol di Forcelloni, 1-0. Calcio d'angolo 44M, battuto teso ma fuori praticamente, poi la può controllare e calciare col destro, un gran tiro di Panacchia non lontano dall'incrocio di 1-0, ancora i neroverdi sulla sinistra, l'intervento però molto buono della difesa della Real Better anche in questo caso, quindi l'avanzata del numero 7 Grandi, la parata a terra di Sorbara. Bruni che per la 44M fa ripartire Bontempi, passaggio intercettato, nuova chance per l'area al Better, squadre un po' più lunghe, allora Forcelloni all'assist, ancora super Sorbara sul secondo palo, è controllato da Botti. Botti ha il problema di doversi girare, è tutto mancino, riesce ad appoggiarla ancora da Panacchia che palleggia e calcia col mancino, una deviazione e poi un salvataggio, 44M vicino al pari, quindi Bruni a sinistra, c'è un'altra occasione per i neroverdi, Real Better che vuole continuare ad asserragliarsi di fronte alla porta, azione in mischia, si salvano ancora quelli della Real Better in qualche modo davanti alla porta. Caso quindi Bontempi, sbaglia Bontempi però, allora Grandi incrocia fuori, c'era Forcelloni tutto solo, una grande occasione per il 2-0 proprio sul duplice fischio che chiude la prima frazione. Ottaviani non riesce, poi ricrossa immediatamente, pallone ben stoppato da De Vito, poi giocato così e così, allora prova a dar continuità all'attacco Panacchia da Bruni. Bruni vede lo spazio per il tiro di Ciommo, due volte riemergendo da terra. Si attende solo il fischio del direttore di gara. Parte Panacchia, dritto in porta, contro la barriera, il pallone rimane lì e la zampata, il più lesto di tutti, Mauro Dinuzzo, 1-1, 44M. Tentato dal retropassaggio a Sorbara, infine opta ancora per Zoppi. Sale Zoppi, può rivolgersi a destra. Bontempi fintando il tiro, invece crossa, il pallone sbatte sulla base del palo, incredibile. Time out della Real Better, la prossima interruzione con possesso palla per i giocatori in maglia fluo, capitanati da Forcelloni. Fallo laterale, attenzione al tiro immediato di Ottaviani, vicino ad un super gol. Due minuti di recupero, quando la Real Better sta per battere questo calcio di punizione. Lo fa dentro, con un miracolo di Sorbara, che salva tutto. Real Better, una finta, vediamo se si può partire. L'arbitro fischia. Battuta ora la punizione, il pallone rimane lì, salvato sulla linea, incredibile! Uscire, forse per l'ultimo contropiede di Dinuzzo, l'arbitro ha già il fischietto in bocca con Dinuzzo che gioca lungo linea. La chiusura decisiva e di regolamentari tra Real Better e 44M in questa finale di Winter Cup per la Lottomatica Ardil, terminano 1-1. Volta la perde, c'è anche meno lucidità rispetto all'avvio, Panacchia a sinistra, vediamo chi avrà la meglio. La finta, ma ancora un buon recupero, stavolta da parte di De Vito. E a destra possono correre quelli del Real Better, sfiorando ancora il 2-1. E incocciare la rovesciata ed attenzione al contropiede della Real Better sul tacco di De Vito che rilancia il contropiede dall'altra parte di Bruni. Bruni la allarga, vorrebbe l'1-2 che non si chiude, invece sì, Bruni se lo divora. Ah, ritenterà?
Parte ora, arbitro il fischietto in bocca, è l'ultima azione. L'ultimo anticipo è stato di Biserna. Finiscono anche i supplementari 1-1 e quindi saranno calci di rigore per Real Better e 44M. Parte Buontempi. Spiazza di Ciommo. 44M in vantaggio. Si mostra bravo Sorbara su di lui. Parte Forcelloni. Segna incrociando. Pari della Real. Bruni contro Di Ciommo. Bruni, Di Ciommo! Finta di tuffarsi a destra. Para col piede sinistro. Grande impegno quella di Bruni. Parte Grandi. Il suo destro. Raso terra. Nulla può Sorbara. 3-2 Real Better. Di Carlo Panacchia. Parte Panacchia contro Di Ciommo. Panacchia, splendido il rigore sotto l'incrocio, 3-3. Il rigore dei ragazzi in maglia fluo si presenta sul dischetto Natichi. Natichi col destro contro il palo, incredibile. C'è Luigi Botti. Parte Botti. Botti contro la traversa. 4 la 44M. Parte Ermocida. Destro di Ermocida, intuito da Sorbara, ma troppo potente. 4-3. Parte Dinuzzo. Destro di Dinuzzo, che spiazza Di Ciommo e tiene in vita la 44M. Parte De Vito. De Vito incrocia. Gol, partita, incontro per la Real Better che vince 5-4 ai calci di rigore contro la 44M. La premiazione vede premiato appunto come secondo classificato, capitano della squadra, seconda classificata, la 44M, Capitan Bruni. Complimenti alla sua squadra per un gran torneo, purtroppo perso poi in finale ai calci di rigore. Il momento degli sconfitti, è tempo per Forcelloni di alzare al cielo la coppa che si è conquistata, la sua Real Better in questa finale. Viene fatta sollevare da un piccolo protagonista assieme a Forcelloni la coppa della Real Better, gran finale di questa Winter Cup nella Lottomatica Ardile, tra gli applausi anche degli avversari. È stata una gran gara, conclusa ai calci di rigore, la coppa se la portano a casa quelli della Real Better. Buona serata a tutti.